Eccoci un'altra volta nel nostro canale, abbiamo finito di eseguire la parte del disegno ed è nella realtà come se noi ci fossimo trovati davanti al nostro disegno, abbiamo preso consapevolezza di quello che dobbiamo fare, abbiamo interpretato le sue funzioni e abbiamo fatto la stessa cosa con il programma CAD-CAM, cioè l'abbiamo messo in condizione di poter leggere e interpretare il disegno, no? Realizzando il disegno 2D e 3D. Ora, nella realtà, cosa si fa? Si tratta di andare nella macchina, predisporre la macchina per la lavorazione. La stessa cosa è quello che facciamo con CAD-CAM. Gli andiamo a dire su quale macchina andare poi a connettersi per lavorare. Quindi si va su Machine e selezioniamo la macchina. Che tipo di macchina è? È chiaramente una fresa, quindi selezioniamo fresa e qui ci troviamo la possibilità di scegliere manage, possiamo scegliere il tipo di fresa, no? Di vari tipi, oppure scegliamo una di default. A noi va benissimo una di default. Fatto questo, abbiamo selezionato la macchina. Si tratta ora di definire il grezzo. Apriamo prima il nu e dopo spieghiamo di cosa si sta parlando. Andiamo in View e andiamo in Tool Paths, così apriamo gli strumenti degli utensili. Dove troviamo questa funzione? Andiamo nelle proprietà e qui nelle varie proprietà, per il momento ci concentriamo sulla proprietà del nostro pezzo grezzo, no? Che andiamo a realizzare. Stock Setup. Ora mi rivolgo a chi praticamente non è parte proprio da zero, no? Non ha nessuna consapevolezza e quindi il nostro scopo di questo canale è partire proprio a beneficio anche di chi non ha nessun tipo di conoscenza. Per grezzo si intende il pezzo che ha del sovrametallo, si usa anche questo termine, sovrametallo, del materiale extra, materiale in più che va asportato. Ora qui parliamo di una piastra. Può anche succedere che una piastra, anche come questa, può avere già le sue dimensioni. Sia di larghezza, di lunghezza che di spessore già ben definiti, cioè si tratta solo di andare a eseguire le lavorazioni, possono essere fresature, fori e cose del genere. Ma non è tante volte così, spesso ha del sovrametallo. E con questa funzione noi andiamo a insegnare alla macchina, a spiegargli che esiste, c'è del materiale in più. Se coincidono le misure del disegno, o se invece c'è del materiale da asportare. Questo è in pratica quello che andiamo a fare con questo menu. Nel frattempo vi mostro anche un altro piccolo trucco per spostare il pezzo, no? Abbiamo già spiegato uno molto semplice, molto veloce, molto pratico, cioè quello di andarsi a posizionare e poi probabilmente ora non riuscirò. Vediamo. Infatti ora non riesco. Lo facciamo subito, chiudiamo e vi faccio vedere. Un modo, no, per spostare un pezzo che è completamente fuori margine è quello di avvicinarsi a un punto e richiamarlo, un po' il pezzo tende ad avvicinarsi su di noi. Un altro metodo è schiacciate Shift sul vostro computer, il tasto Shift, schiacciate la rotellina del vostro menu, del vostro mouse e quindi adesso potete spostarvi il pezzo come volete. Questo, ovviamente, quando si tratta, come è successo nelle precedenti tutorial, piccoli spostamenti, stiamo lavorando così. Abbiamo visto un modo molto veloce, molto pratico, quello semplice di puntare su un punto e già il pezzo vi segue, no? Ma quando si parla di grandi differenze, ecco, tasto Shift, rotellina del mouse schiacciato e potete muoverlo come volete. Torniamo quindi sul nostro stock setup, dove andiamo a definire il setup del nostro pezzo grezzo. Ora dobbiamo dirgli a che le dimensioni coincidono. Posso per esempio inserire con All Entities, se io schiaccio All Entities, inserisco le stesse quote, cioè gli sto dicendo il grezzo corrisponde a questo. Poi c'è anche la possibilità di inserire qui manualmente i dati, quindi per esempio se è maggiorato posso scriverle. Un altro modo è quello appunto di farlo con questa modalità, con bounding box. Quindi o le scrivo
oppure utilizzo questa funzione. E si apre questo menu, ma prima di poter accedere devo o eseguire CTRL più A e poi End, oppure schiaccio col tasto sinistro del mouse e poi vado in End. A questo punto, vedete cosa è successo? Sono abilitato e vedo dai colori che c'è un secondo colore che è il colore del grezzo. A questo punto qui vado ad inserire i valori. In questo caso voglio fare sovrametallo, avere materiale in più. Quindi adesso anche per una questione di visibilità, esageriamo con le dimensioni perché basterebbero per dire un paio di millimetri, no? A lato. Facciamo 910, vogliamo che si veda. Nel frattempo guardate anche il menu come si comporta, il menu, il disegno. Vedete che il grezzo, wow, esce fuori, vedete? Sto maggiorando, sto dando il materiale. La stessa cosa adesso faremo con Y, posso anche scriverlo. Scriviamo 710. E il mio materiale, vedete. E su Z posso dare, diamo 5 proprio perché voglio che si veda, 60. Non vi ho spiegato questo simbolo, cosa vuol dire? Mettendo il pallino in centro, io gli sto dicendo che il sovrametallo, distribuire il sovrametallo in modo equivalente su tutte le dimensioni. Se io avessi cliccato solo su un punto, cioè su una parete, allora vuol dire che la mia dimensione sarebbe aumentata da quella parte. Per esempio, se io avessi cliccato qua sopra e avessi dato 60, tutto il mio sovrametallo sarebbe stato da una parte. Questa è un po' la spiegazione di questo cubo che serve appunto per definire, no? Ecco, vedete, adesso abbiamo il nostro pezzo con tutto il suo sovrametallo che possiamo vedere. A questo punto diamo ok e vedete, infatti, me le trovo qui. Queste sono le dimensioni, le coordinate riferite al mio punto zero. Vedete che ho due mezzo? E due mezzo proprio perché mi trovo ad avere un 2,5 di sovrametallo sopra lo zero. E quindi per questo vedo qui questo 2,5. Un'altra cosa vuol dire questo? Cioè la modalità di visibilità, di visione del mio grezzo. Posso vederlo come tracciato, come disegno, come schizzo, no? Così, oppure posso dirgli, fammi vedere con un colore che ho già impostato. Quindi abbiamo quindi imparato a definire l'origine, le coordinate dell'origine del pezzo grezzo e le dimensioni del pezzo grezzo. A questo punto diamo ok. Quindi quello che ora è successo è che mi trovo il mio pezzo, lo vedete, finito come dovrà essere, ma è dentro, in trasparenza, in traslucido, dentro il grezzo. Naturalmente agendo su queste funzioni qui, vedete, cambia modalità, posso vedere il mio pezzo, oppure come modalità schizzo, la stessa cosa posso farlo da qui. E io posso vedere il mio pezzo dentro il pezzo grezzo con le diverse modalità. Un'altra cosa carina che possiamo vedere anche oggi prima di concludere è vedere visibilmente non questo, non tanto questo che è riferimento per, diciamo, degli assi, ma riferito al piano di lavoro su cui sto lavorando, ma le origini sul mio pezzo, quelle che ho impostato. Allora, siamo in view, posso dire
Fammi vedere sì o no gli assi così come sono del mio quadrante, ma posso dirgli fammi vedere gli assi riferiti al mio pezzo. E così io posso vedere, ho la visibilità del mio. Andiamo a fare un controllo, vedete? Mi trovo infatti lo 0 riferito al pezzo finito, ma mi trovo appunto 2 mm e mezzo di sovrametallo che dovrà essere asportato. La stessa cosa anche sotto. Bene, ragazzi, così abbiamo visto oggi questo importante aspetto. Abbiamo visto come abbiamo generato la macchina, abbiamo generato il pezzo grezzo definendo le sue dimensioni. Abbiamo anche imparato come spostare in un'altra modalità per spostare il pezzo, CTRL SHIFT rotellina, e abbiamo anche visto come attivare e disattivare, per esempio, gli assi o impostarli nuovamente sul nostro pezzo. Bene, è stato un piacere avervi ancora con voi, con noi, e naturalmente ci vediamo prossimamente per proseguire nella nostra lavorazione di questo pezzo. Poi vedremo anche delle varianti, come possiamo aggiungere delle modifiche o degli aggiustamenti, o come fare la stessa cosa con modalità diverse. Questo è quello che ci attende nei prossimi tutorial. Buona serata allora, o buona giornata, dipende quando vedrete questo video. Ciao a tutti!